La seconda parte della dottrina degli elementi, Kant la definisce logica trascendentale. Ecco, innanzitutto, che differenza c'è fra questa logica trascendentale e la logica formale? Beh, su questo abbiamo parlato poco tempo fa. Kant è convinto che non è possibile fondare la scientificità della scienza e la unitarietà della nostra esperienza solo sui principi della logica formale, perché la logica formale non ci permette fondare i principi sintetici, le proposizioni sintetiche a priori, che sono la base di ogni esperienza unitaria. E quali sono i principi della logica formale? Beh, i principi classici della logica formale, oggi se ne userebbero altri, sono il principio di identità, A è uguale A, il principio di non contraddizione, non è possibile che una cosa sia allo stesso tempo e nello stesso luogo A e non A, e il principio del terzo escluso, non è possibile che non è possibile che non sia vero né A né non A. Ecco, invece la logica di Kant perché è trascendentale? È trascendentale, come dicevamo prima, perché lei è la logica, cioè è la teoria dei concetti che rendono possibile non genericamente il pensiero astratto, ma l'esperienza. È trascendentale in quanto essa fonda la possibilità di ogni esperienza. Quindi la logica formale per Kant, diciamo, è una logica che è chiusa in se stessa, è esatta in se stessa, ma non ci permette però di fare conoscenza delle cose? Esatto, la logica formale tratta dei mondi possibili, ma non tratta del mondo reale del quale noi possiamo avere esperienza. Con la logica formale è benissimo compatibile che il principio non è benissimo compatibile un principio che dice che possono accadere mutamenti senza nessuna causa. Sarebbe possibile, compatibile con la logica formale, non però con i principi della logica trascendentale di Kant. E nella logica trascendentale Kant parla di un'intuizione sensibile. Questa intuizione sensibile come condizione dell'esperienza e come condizione del concetto. Ecco, perché a questo punto se l'intuizione sensibile è il fondamento dell'esperienza, è il fondamento della conoscenza, perché Kant a questo punto non potrebbe essere considerato un materialista ed è invece un idealista? Beh, prima di tutto, Kant è in un certo, la posizione di Kant rispetto all'empirismo è veramente molto differenziata. Si potrebbe persino dire che Kant è il più empirista di tutti gli empiristi, proprio perché Kant ha capito che non è possibile fondare l'empirismo solo sull'esperienza. Kant vuole fondare, prima di tutto, la validità del mondo dell'esperienza, ma per fare questo, lui sa, abbiamo bisogno dei principi a priori. Non è possibile fondare, come dicevo prima, la validità delle nostre convinzioni che abbiamo un'esperienza unitaria solo su singole esperienze che abbiamo fatto. Perciò, ripeto, Kant è un empirista che sa che per fondare la validità della nostra esperienza abbiamo bisogno di un principio che è al di là dell'esperienza, un principio però la cui funzione è, ripeto, di fondare l'esperienza, non di trattare delle chimere che sono al di là di ogni possibile esperienza, ma di descrivere i fondamenti che sono alla base dell'esperienza. Ecco, ma queste categorie di cui parla Kant sono praticamente le stesse di cui aveva già parlato Aristotele. Qual è la differenza fra le categorie di Kant e le categorie di Aristotele? No, non è vero che le categorie di cui parla Kant sono le stesse di quanto parla Aristotele, ci sono differenze molto importanti. E Kant rimprovera, come noto, Aristotele che lui ha raccolto le sue categorie in maniera rapsodica senza avere nessun principio per organizzarle. Il problema è che anche Kant non ha un vero principio per ordinare le proprie categorie, lui le desume dalle forme di giudizio che venivano trattate nella logica del suo tempo, dicendo che deve esserci una relazione tra il sistema delle categorie e il sistema delle forme del giudizio, e arriva a quattro gruppi di categorie, che questi quattro gruppi sono strutturati in maniera triadica, le categorie della quantità, della qualità, della relazione e della modalità. E queste categorie sono differenti da Aristotele in quanto Kant non si stanca a ripetere che possono essere usate solo in relazione all'esperienza, mentre Aristotele usa le categorie evidentemente anche applicandole a entità che sono al di là dell'esperienza. Questo è il punto centrale che fa le categorie di Kant più empiristiche che le categorie della tradizione anteriore a lui. Kant è convinto che non è possibile applicare, per esempio, le categorie al concetto di Dio, perché Dio non è oggetto di esperienza.
Mentre Aristotele evidentemente applica le sue categorie al concetto di Dio o al concetto di mondo. Le possiamo definire quelle kantiane forme soggettive della natura, allora? Sì, forme soggettive della nostra esperienza della natura, indubbiamente. A cui gli oggetti sensibili dovrebbero adeguarsi. Cioè gli oggetti in quanto sono oggetti della nostra esperienza, non nella loro vera natura. Ecco, in questo senso, come definire il concetto di deduzione trascendentale che Kant adopera a questo proposito? E anche qual è la genesi di questa deduzione? La deduzione di Aristotele o una deduzione diversa? Quale deduzione di Aristotele? La deduzione trascendentale. Ma non c'era capisco questa... la genesi di Aristotele, non capisco la domanda. Cioè, perché la deduzione di Aristotele era solo logicamente dal generale al particolare, invece c'è questa genesi giuridica del concetto kantiano di deduzione tra il possesso di una cosa... Ah, sì, adesso ho capito, va bene. Te la rifaccio? Sì. Però magari un po' formulato un pochino in maniera diversa, sì, non sì, ho capito cosa vuoi dire. No, effettivamente era un po' ostile. Quindi possiamo definire le forme, le categorie di Kant come delle forme soggettive della natura a cui gli oggetti sensibili devono adeguarsi. Sì, perché Kant non è solo, le categorie di Kant si distinguono da quelle di Aristotele, non solo per quanto riguarda questo aspetto che dicevo prima, più empirico, che le categorie possono essere applicate solo a oggetti dell'esperienza, ma anche si distinguono per quanto riguarda il carattere soggettivo. Siccome le categorie, secondo Kant, non possono essere estratte dall'esperienza, devono essere poste dal soggetto. In quanto poste dal soggetto, esse non garantiscono di carpire l'essenza della realtà, ma sono solo forme della conoscenza del soggetto. Non hanno un valore ontologico, mentre Aristotele è convinto che le categorie sono anche determinazioni dell'essere in quanto essere. Ecco, per Aristotele la conoscenza deduttiva era appunto una conoscenza che andava da questo generale diciamo ontologico al particolare concreto. Per Kant adopera la formula deduzione trascendentale, è la stessa deduzione di Aristotele? No, questa è una domanda molto importante. Per Aristotele intende sotto deduzione il tirar fuori certe proposizioni da altre, per esempio proposizioni particolari da proposizioni più generali. Questa sarebbe nel senso della deduzione logica. Il problema di Kant è di giustificare la conoscenza. Lui, quando sviluppa il concetto di deduzione trascendentale, distingue la questio iuris dalla questio facti. La questio facti, per esempio, nel campo giuridico, sarebbe uno è in possesso di una cosa. E la questio iuris è sua legittima proprietà, o se la magari se l'è rubata, o magari se l'è solo imprestata. Cioè, la questio iuris è se questo rapporto fisico di possesso è legittimato e se è proprietà. Nello stesso senso si può dire nella filosofia, nella gnoseologia, la questio facti è la gente dice di avere certe conoscenze, di avere certe categorie, e la questio iuris è, ma queste categorie sono legittime? È veramente giusto sottoporre la nostra esperienza a queste categorie? E il problema di Kant è di analizzare come queste categorie possano essere valide universalmente e necessariamente anche se non possono essere indotte dall'esperienza. Questo è il problema della deduzione di Kant. E l'idea centrale, la figura argomentativa che Kant usa è che le categorie sono necessariamente valide, perché senza di esse noi non potremmo avere un'esperienza unitaria. E fino ad ora noi abbiamo parlato di queste categorie come categorie soggettive, cioè del soggetto, dell'essere umano, diciamo. Le abbiamo paragonate anche a questi scaffali della libreria, eccetera, eccetera. Ma dove si trovano queste categorie esattamente? Cioè nell'anima, nella psiche, nella mente? Cioè dove Kant colloca queste categorie? Beh, in un certo senso, sotto un punto di vista psicologico, Kant le collocherebbe evidentemente nell'apparato conoscitivo umano, e lui non direbbe di sapere molto sulla struttura di questo apparato conoscitivo, in quanto la prima sferzata della critica della dialettica è rivolta proprio contro la psicologia razionale. Kant non dice di sapere se le nostre conoscenze sono una sostanza. Kant non sa se l'anima è una propria sostanza. Sulla essenza dell'anima Kant tace. Kant direbbe noi abbiamo un apparato conoscitivo
E lui usa dei termini di una psicologia delle facoltà, distingue diverse facoltà che empiricamente lui analizza nel nostro apparato conoscitivo. Ma Kant insisterebbe nel dire che la questione dove sono queste capacità è poco interessante rispetto alla questione se le categorie che noi troviamo in queste capacità sono valide o no. E la questione se le categorie che noi troviamo nella facoltà dell'intelletto e sono oggettive o no, è assolutamente indipendente dalla natura di queste facoltà. Questa è una questione che per Kant non è rilevante, sarebbe una questione della psicologia empirica o della psicologia razionale, ma non è una questione della filosofia trascendentale in quanto scienza delle nostre conoscenze legittime. Forse Kant, per sfuggire a questa tendenza, a questa pericolosa tendenza di identificare fisicamente, come aveva cercato di fare Cartesio, l'anima nella ghiandola pineale, adopera una formula e dice che le categorie sono nell'io penso, diciamo, cioè, o perlomeno identifica nell'io penso il luogo nel quale risiedono queste categorie. No, io ripeto, non parlerei di luogo. Prima di tutto non si può dire che Cartesio ha identificato l'anima con la spina pineale per la semplice ragione che Cartesio è un dualista, cioè secondo lui l'anima non è riducibile a niente di corporeo, anche se interagisce col corpo, il luogo dell'interazione è esattamente la spina pineale. Ma il punto di Kant è che le categorie non hanno un luogo, o questa questione, se per esempio il loro luogo sia il cervello, non interessa a Kant. È però così che nel sistema conoscitivo di Kant, l'io penso, l'unità immediata dell'autocoscienza, è il principio di unità verso il quale tendono le categorie. Le categorie sono le strutture che unificano la pluralità dell'esperienza e il punto limite di questa esperienza unificata è l'io penso. E queste categorie abbiamo detto che sono soggettive, nel senso che sono del soggetto, sì, cioè dell'essere umano, ma sono universali. Sì. Cioè appartengono a tutti gli uomini indistintamente. No, non solo a tutti gli uomini, secondo Kant, a differenza delle forme dell'intuizione che appartengono solo a tutti gli uomini, le categorie, secondo Kant, appartengono anche a tutti gli esseri pensanti. Cioè anche, mettiamo, a degli angeli o a degli altri esseri razionali. Gli angeli non hanno le stesse forme le forme di intuizione come noi, ma hanno le stesse categorie, perché le categorie non sono basate su un determinato apparato di facoltà intuitive, ma sono apparate sulla natura del pensare, e cioè ogni essere pensante, secondo Kant, ha queste categorie. E l'io penso, sì, di Kant ha una funzione formale e finita, oppure può essere anche infinito ed assoluto? No, l'io penso in Kant ha una funzione meramente finita, e cioè non è principio della filosofia di Kant. Praticamente si potrebbe dire che nella grande macchina del sistema kantiano l'io penso è solo una piccola valvoletta, una valvoletta molto importante. Si può dire che l'idealismo tedesco è nient'altro che tentare di fare veramente di questa valvoletta il principio della filosofia e di dedurre da questa valvoletta, da questa idea, il resto del sistema. Ma in Kant non c'è nessun tentativo di dedurre le categorie dall'io penso. Dall'io penso in Kant non segue che ci siano esattamente queste categorie e non altre. Mentre con Fichte in poi c'è il tentativo di fondare sull'io penso tutto il sistema delle categorie e dell'atto conoscitivo. L'io penso poi in Kant ha una funzione abbastanza difficile e anche discussa nella letteratura, perché potrebbe pensare che l'io penso, che è distinto dall'io fenomenologico che noi esperienziamo, che è oggetto delle nostre esperienze, faccio l'esperienza che adesso ho sete, che sono stanco, eccetera, e si potrebbe dire che l'io penso è praticamente l'immediata presenza del noumeno, del nostro io. Questa è una interpretazione che è stata data a Kant, che l'io penso è praticamente l'io noumeno. Però naturalmente contro questa interpretazione è stato obiettato che il noumeno non è conoscibile secondo Kant. Così che avremo tre io: l'io fenomenologico, che io esperienzo, l'io che esperienza e che è l'unità nella quale tutte le categorie, tutte le esperienze sono fissate, e l'io noumeno che è inconoscibile allo stesso io.